E bentornati amici della Legge Italica, Samurai Warrior che vi parla. Oggi siamo qua con il nostro quinto episodio con Drasoa il Cinereo. Allora, l'ultimo episodio cosa abbiamo fatto? Abbiamo ripreso la roccaforte oscura da Imrik, che ora è stato completamente eliminato dalla mappa. Poi gli uomini di Lucertola qua ci hanno dichiarato guerra, sono andati alla baia di roccia frantumata, poi sono andati a Porco Baratto, poi sono tornati alla baia, poi sono tornati a Porco Baratto, poi alla baia. E noi ci siamo stufati e abbiamo deciso di andarli a prendere alla fonte. E ora il loro esercito è rimasto qua da solo, in mezzo al nulla. No venti della magia, no caster in generale. Il nostro esercito qua è di sicuro più o meno dello stesso livello di forza, ma penso che loro andranno alle torri rottame. Torri rottame che penso che ci sia stato un cambiamento. Praticamente adesso, sia nella Immortal Empires che nella Realms of Chaos, qualsiasi insediamento che diventa da livello 2 in su ci darà come combattimento una mappa di tipo Minor Settlement Battle, il che non è male. Ma vediamo se i nostri amici a sangue freddo proveranno ad attaccarci la città o se la penseranno giusta per mezza volta e ci attaccheranno l'esercito. Ovviamente andranno sulla città, perché l'intelligenza artificiale non era così intelligente. E invece. Ok, perfetto. Finalmente questi uomini lucertola non ci romperanno più le balle. Il che mi riempie di gioia in una maniera che non potete nemmeno immaginare, ragazzi. Allora, qua la Fortezza Nera abbiamo tutto? Sì. Prima di tutto, continuiamo a costruire, continuiamo a costruire. Poi. Allora. Intanto, prendiamo questo come detto. Seconda cosa, possiamo aumentare le nostre unità nella Fucina Infernale. Non di tanto, ma un falcione di fuoco lo voglio, un altro trombone lo voglio, un'unità di spade di fuoco infernale in più la voglio, degli sventratori e una stirpe di fuoco. Dovrebbe essere tutto e poi possiamo cominciare ad utilizzare alcuni dei bonus che troviamo in giro per, ok, tipo la carica omicida per i centauri, assolutamente sì. Poi, nella fanteria da tiro. No. E per la fanteria da corpo a corpo non abbiamo niente, quindi per ora pochi potenziamenti disponibili. Però adesso possiamo reclutare due spade di ferro, due guardie infernali e vabbè, poi dopo quando arriverà Drasoa al Cinereo, che al momento sta ritornando dalla sua campagna nelle isole della Lustria. E si prende 2000 di tesoreria e 75 d'armamenti? No, ok. Combattiamo contro noi stessi? Un convoglio di navi mercantili che trasportavano una miriade di beni preziosi lungo una rotta commerciale sono state affondate dal furioso dio del mare, Stromfels. Con grande dispiacere dei mercanti e dei ricchi investitori del porto da cui provengono. Sai che è molto probabile che un naufragio simile rappresenti un'opportunità molto redditizia se si riesce a recuperare il bottino. Quindi hai deciso di imbarcarti verso la zona del disastro, ma, come era preventivabile, non sei l'unico ad averne sentito parlare. Potresti continuare ad avvicinarti, ma forse finiresti nel dover affrontare uno scontro in mare. Va benissimo così, tanto non è che ci siano grandi problemi ad affrontare uno scontro in mare con le unità che abbiamo ora. E se entriamo in guerra con Karakazul entro 6 turni, ci viene data anche un 1500 in più di tesoreria, il che non è male. Non è assolutamente male, però per ora con Drasoa vediamo di arrivare alla baia il più in fretta possibile. Anche perché non sembra, ma la nostra situazione monetaria non è la più rosea assolutamente, quindi dovremmo trovare
anche abbastanza velocemente, dei modi per aumentare la nostra resa. Qua io non vedo l'ora che mi attacchino prima o poi. E possiamo ora continuare con, ok, Quartermastery of Goblin. E qua gli diamo tracciatore, ira cocente e tempesta di cenere. Si è preso 3 turni combattendo una volta contro gli uomini lucertola. Qua ci sono gli esuli di corni in giro per la mappa, in giro per il mondo. E ok, signori dissidenti di Jinsen sono stati distrutti. Abbiamo completato la torre scorticata, abbiamo ricevuto l'elmo dell'ingannatore. Dalla fucina infernale ora volendo potremmo tornare a produrre più unità, ma quello che voglio fare io è la paratoia per l'oro, assolutamente. Poi, perché abbiamo bisogno di fondi, perché qua 3, 6... Ok, il prossimo turno andiamo in negativo, ve lo dico, anche se in realtà... Queste 4 vilcanaglie of goblin possono essere sostituite da queste. Quindi forse riusciamo a non andare in negativo. Non possiamo velocizzare nessun tipo di produzione. No, nemmeno questo lo possiamo fare. Voi andate qua con anche Gordaz, che rinforzerà le truppe. Poi qua cosa mi devo prendere? I nani del caos con trombone di sicuro. Ok, il grande Taurus l'ho reclutato un po' per così, però se rimane tranquillo e coccoloso potremmo anche lasciarlo al suo posto. Qua cominciamo a reclutare. Ci impieghiamo 3 turni, maledizione. E poi dei toro centauri sventratori, quelli normali, che costano 1400. Lo so, stiamo praticamente andando in negativo, eh. Però poi dopo andremo a sinistra ad attaccare i nani, a destra ad attaccare gli ogre, e dovremmo riuscire praticamente a portarci in pari con quello che stiamo spendendo ora. Quindi è un investimento per il futuro. Gli Aisling sono stati distrutti. Qua alla fortezza nera dobbiamo aspettare 9 turni. Sì, dobbiamo per forza aspettare 9 turni. 1, 2, 3, 4 per 1, 2, 3, 4. Assolutamente sì. Poi ci spostiamo verso la fortezza nera, perché qua... Sì, andremo in negativo nei prossimi turni, quindi dobbiamo cominciare già a razziare i territori degli ogre, perché altrimenti non ce la faremo. Qua gli scave non hanno neanche ancora deciso di attaccarci. E prendiamo polvere extra per il nostro amicissimo. Finiamo il turno. Appena abbiamo finito il reclutamento dobbiamo assolutamente andare a fare la guerra qua. Anche perché poi ci rimangono esattamente 2 posti per i Kadai. Però al momento siamo molto a corto di soldi. Ovviamente il problema monetario prima o poi si risolverà. E direi che è ora di cominciare a investire gli armamenti per le razioni ridotte, che dal prossimo turno ridurrà il costo di mantenimento del 5% per tutti i nostri eserciti. Qua diamo sempre bilance migliorate come priorità. Qua potremmo avere i depositi chiusi oppure migliorare i bastioni. E possiamo inviare un convoglio. Sto convoglio glielo facciamo mandare con le armi. Quindi mandiamo le armi da qualche parte per prenderci una fraccata e mezza di soldi. Quindi va benissimo. Cioè visitiamo ancora
la nostra zona, quindi non è che facciamo molto, però appunto ci paghiamo per prenderci dei soldi da noi stessi. Attenzione, ci diamo delle armi a noi e generiamo dei soldi da autodarci. Questo è molto interessante. E... ok. Gli scaven non ci assediano. È interessante. Vediamo cosa ha qua il signor Dente d'oro. Niente. Fantastico. Non siamo in negativo per una serie incredibile di botte de culo. Cominciamo a fare i rimedi alchemici. Questa è un'ottima linea da cui andare. E direi di provare le nostre, i nostri nuovi giocattoli per la battaglia dell'amuleto del frammento infernale. E poi ci portiamo contro i nani. Ok, allora. Sono un bel po' di nemici, ragazzi. Prepariamoci perché questa potrebbe durare tranquillamente 20 minuti come battaglia. Deve essere davvero una cosa molto molto interessante. Sembra che però abbiamo una buona posizione difensiva, guardate lì. Sembra che avremo una buona posizione difensiva, poi è da giudicare quanto larghe sono le voragini. Però sembra quasi una sezione di muro caduto, o forse una parte di fiume. Ok, giustamente non lasciamo che interrompano le produzioni industriali. Vogliamo annientarli. Siamo sicuri che non possiamo schiavizzarli sti qua? Sarebbero degli ottimi schiavi secondo me. Ah no, scusate, lavoratori non pagati. Tranquillo, tranzollo. E... va bene così. Allora, devo dire la verità, non mi sembra nemmeno troppo ampia l'apertura, però possiamo sempre far giocare i numeri dalla nostra, perché se ci mettiamo qua, e qua non passa nulla, specialmente se abbiamo l'eroe qua che blocca e Astragoth. Poi Toro Centauri Sventratori, ovviamente se ce ne sarà bisogno entreranno in gioco, i cannoni cominceranno a far fuori l'artiglieria nemica e direi che magari ci mettiamo anche... ecco, guardate, i nani del caos aiuteranno le unità normali. E poi la nuova guardia infernale con le spade di fuoco le andiamo a mettere a proteggere il nostro fianco destro. Devo reclutare più guardie infernali però, perché secondo me sono molto meglio dei nani del caos normali, e i nani del caos normale li possiamo dare all'altro lord. Ok, qua cominciamo già a sparare e a mancare tantissimo come nostro solito. Vediamo quanto vengono a costare le fiamme di Asgore. Solamente 9,20 della magia al martello e 16 per esempio, ragazzi. Ok. Un bellissimo... una bellissima bomba per bloccare i cavalieri neri. Qua siamo protetti. Possiamo dedicarci a guardare le nostre unità che sparano. Praticamente. Allora... tu spara a sta guardia dei tumuli, tu spara a questi, anzi, tu spari qua nel blob di cavalieri neri. Ok, direi che qua si è formato un bel blobettino, utilizziamo le fiamme. E se ciao, non ci arrivano alla nostra linea. E qua le fiammettine hanno fatto quello che dovevano fare.
Buona, buona, buona. Nemmeno al nostro eroe sono arrivati. Ok, dai. Ritirati ora. Se puoi utilizza un Ashstorm. Perfetto. Così non ci seguono e se ci seguono si prendono tante di quelle botte che la metà basta. Qua stanno arrivando, ma gli stiamo lanciando le granate. Sì, ciao. Tra poco la bomba flash avrà ancora un altro uso. Questa prima ondata è stata carina, ma Ah, ecco l'ire dei sepolcri. Ok, non è un gran problema. Tanto sti cavalieri neri li blocchiamo con la bomba flash. C'è solamente a far fuori il negromante. Quello sarebbe stato carino un po' prima, ecco. Poi, una volta che abbiamo ripulito questa ondata, facciamo avanzare questi nella vallata e portiamo i nostri tiratori qua su questa collinetta in modo che sparino meglio. Ok, allora. Voi semplicemente non avete più niente a cui sparare. Voi cominciate a muovervi lì. Andiamo a... Ok. Andiamo a spostare questi più in avanti. E dovrebbe essere perfetto. Ci mettiamo i taro dietro qua, i toro centauri. Per sicurezza, mandiamo i nostri nani del caos a tappare le falle in caso dovesse presentarsi qualcuno. E magari possiamo anche girare i nostri cannoni, magari quello sarebbe più carino che lasciarli lì a non far niente. Ok, la prima ondata si è conclusa molto bene. La prima ondata non abbiamo avuto tanti problemi. Vediamo cosa succede ora. Ci siamo presi subito un colpo in faccia. Fantastico. Ok, guardie dei sepolcri stanno andando giù. Però voglio far fuori queste e queste. Va benissimo, stiamo tenendo i saprofagi fermi al posto che fargli attaccare le nostre unità di fanteria da tiro. Quindi va tutto bene. Poi ci portiamo un attimo più avanti. E dovrebbe essere tutto a posto. Scusate, ma a sto punto. Una bella fiamme di Asgore. No? Perché no? Insomma, il danno c'è. Il danno c'è. Ok, stiamo cominciando a sparare. Sono curioso di che giro strano stanno facendo. Anche perché se vogliono andare più a destra abbiamo i tori centauri sventratori. E io qua adesso gli vado a uccidere quel Leech perché è una rottura di balle incredibile. Ho appena colpito un albero, male male. Sì, proprio stanno... Perché? Non ha molto senso quello che state facendo, lo sapete, signori? Sì, mo basta sparare però perché... Già stiamo a sprecare i nostri colpi. Se poi colpiamo pure gli alberi. Ok, sta tornando indietro. Ora è incredibile. No, si sono semplicemente rincoglioniti. Non sanno dove andare. Questo sacerdote potrebbe morire da un momento all'altro, si spera. Ok. E qua ci sarà bisogno di una doppia protezione perché sono tutti qua a destra. Ok, attacchiamo sti carri. Attacchiamo sti carri. Oh mio Dio, no, 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 ci stiamo sparando le unità nelle spalle. Ida, cosa non è carina. Ok, almeno sti carri se ne stanno andando e gli Ushabti faranno la stessa fine.
Mi pare che siano molto precisi queste guardie infernali. Riescono proprio a sparare esattamente sopra la testa dei loro compagni. Il che mi piace molto. Qua, territorio centauri, vediamo di... sì. Decisamente. Vediamo di attirargli un attimino in una trappolina laterale. Intanto che mettiamo le nostre artiglierie a posto. Una volta che le nostre artiglierie sono a posto, noi avremo anche posizionato i tiratori. E via andare, allora. Scheletri guerrieri, guardie dei sepolcri. Oh, bellissimo. Velocità ridotta. E qua si stanno avvicinando tutti. Madonna, i danni. I due eserciti hanno unito le forze in un ultimo tentativo. Oddio, qua sta arrivando un po' di gente. Allora, cannoncini, voi vi girate. E ci pensate voi a quelli. Voi andate sugli usciabti e guardate di farli fuori il più in fretta possibile. Voi unite le linee. E il vostro obiettivo è holdare il più possibile. Voi vi riportate qua. Assieme a voi due. Ok. Poi, conti vampiro saranno i primi da far fuori, decisamente. Mentre qua holdiamo con tutte le nostre fanterie, facciamo fuori i conti vampiro. Ok, questi usciabti si stanno ritirando, quindi teniamo solamente Drazua lì. Ok. Allora, devo dire la verità, prima nemmeno ci sono arrivate le mie linee di tiratori, quindi sarebbe interessante vedere se ora ci riescono ad arrivare. Comunque noi ci diamo un'occhiata, ecco. Poi magari sto scorpione sarebbe carino se morisse, ma prima dobbiamo fare fuori tutta sta chaff. Ok, ho sentito dire che questi sono incredibilmente forti anche contro la cavalleria, quindi ci proviamo. Spirit Leech. Prosciuga spirito potenziato. Ce lo stanno spammando sopra. Oddio, 25% di danno contro la cavalleria non è male. Non ha ucciso molti modelli, però... come hanno fatto a esserci altri scheletri guerrieri lì? Dai, raga. Un po' di velocità nell'uccidere la gente. Ok, dai. Voi andate sullo scorpione. Tu ti ritiri un attimo e poi vai sullo scorpione. E qua stiamo iniziando a sparare. Ok. Voi due cominciate a sparare ai Vargeist, che sono il problema più importante, ecco. Poi una volta che sono morti quelli, facciamo fuori il Lord e via andare. Però le unità volanti sono assolutamente alcune di quelle che dobbiamo far fuori per prima. Ok, allora voi andate avanti, perché qua abbiamo bisogno di preoccuparci per un momentino di un vampiro. Ok, fuori, fuori, fuori. Giù, 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 giù. Deve andare giù, deve andare giù, deve andare giù. E è morto. A posto così. Allora, voi vi difendete ora. State su questo fianco, belli fermi, immobili. E cannoni, vi spostate su questa parte. Ok, molto bene. Direi che non esistono più non morti da questa parte. Vediamo di portare la nostra linea di tiro dall'altra parte, dove incredibilmente ci stanno lasciando tutto il tempo di riposizionarci e di mancare anche gli ultimi colpi che dobbiamo tirare. Guarda, tutti gli alberi prendiamo, tutti. Ok, allora. Sono curioso, ci possiamo portare in avanti o vengono ad attaccarci loro? Mi sa che ci vengono ad attaccare loro. Ok. Ora, quello che faremo sarà: voi vi ritirate, perché non mi fido
che non tiriate le schioppettate in culo ai miei. Però quando arrivano i grandi, le grandi costruzioni tipo la Sfinge, vedrete di che le attaccherete voi. Tanto Drasua si va a prendere questi qua, smoke bomb sulla Sfinge, e vediamo di farla fuori il più in fretta possibile. Oh mio Dio, one shot. È stata one shottata. Fantastico, mi piace molto. Ora usciamo, i prossimi che ne devono soffrire, e noi ci ritiriamo. Via andare. Mamma mia. Ok, giratevi da questa parte. Tanto le unità di fanteria mostruosa nemica sono andate. E facciamo fuori sto Iero Titano. Anzi, sono curioso di vedere quanto danno fa le unità singole l'attacco di tipo alito. E qua mandiamo dentro anche i nostri tori. Ok, così ce lo tiriamo sopra. Quasi niente di danno, devo dire la verità. Non impressiona per niente. Ok, e qua ci mandiamo di diretta. Aggiriamo e dovrebbe essere finita. Praticamente c'è ben poco da fare, anche perché adesso lo Iero Titano può avvicinarsi quanto ne ha voglia, ma appena c'è una linea di fuoco stabile, vedrete come va giù. Qua la loro fanteria sta per essere presa a pistolettate in faccia. Ok, possiamo ritirare un attimino i Tori Centauri, anche perché stanno combattendo solo contro la Bardel, che non va bene. E via andare. Ok, direi che possiamo tranquillamente mandare a massima velocità il tutto. Voi avete finito le munizioni, voi pure, quindi vi tiro fuori dal gruppo. Mentre, ok, direi che questa è finita. Bella! Ed è durata quasi 20 minuti. Ok, terminiamo. E almeno abbiamo adesso un nuovo oggetto. Abbiamo testato la nostra nuova formazione. Abbiamo visto che vogliamo più guardie infernali, anche perché le paghiamo più o meno come dei nani del caos guerrieri. Di conseguenza, così. Comunque è interessante sta partitina contro i non morti, perché a parte Gorta all'inizio non li abbiamo mai combattuti. E mi piace avere dei nemici diversi. Inoltre ci danno un sacco di manodopera. Abbiamo trovato un'altra armatura della forgia. Con la nostra prima armatura. No, un'altra. La nostra seconda armatura della forgia. E vediamo. Allora, intanto tu sei il mio secondo. Togliamo l'armatura della forza, togliamo l'anello di spine perché è inutile. Il talismano d'ossidiana è molto meglio. Anzi, il problema è che quello è apposta alle ossa delle faucine. Allora l'anello di spine te lo tieni. Le armature della forgia le fondiamo e troviamo lo scettro magiforgiato. Che sinceramente non è meglio del ghiaccio imperterrito, manco per niente. Qua abbiamo l'elmo dell'ingannatore. E allora ne fondiamo per un altro talismano d'ossidiana, che non è male, perché no, talismano tu ce l'hai, peccato. Mi serve un oggetto incantato. Un oggetto incantato che non abbiamo. Fantastico. Quindi va bene così. Diamo solo un'occhiata a due cose. Uno, nella fucina infernale dobbiamo aumentare le guardie infernali che possiamo fare, magari anche le spade di ferro. Due, quanto tempo ci impieghiamo a reclutarle? Due turni.
e noi stiamo facendo 238, quindi direi che prima ci portiamo a fare fuori i nani in questa battaglia quest. E poi... poi reclutiamo nuove unità. Tu avrai la maschera della morte infernale che gli dà causa paura, immune alla psicologia, e inoltre il mirino che gli aumenta la portata del 10%. Drasua ha ancora un punto esperienza, allora andiamo verso la presenza ispiratrice. Qua stiamo continuando e vediamo se possiamo reinvestire i soldi che abbiamo appena fatto per esattamente migliorare il nostro guadagno di soldi. Inoltre Monte Gobba è sotto assedio a parte degli scavin di Slicen il Contagioso. Non un grande esercito Slicen. Ci prendiamo anche la manodopera extra e abbiamo gli immortali. Alla faccia. Inoltre, qua alla torre di Zar possiamo prenderci subito un altro seggio. E prendere l'arruolatore che ogni 4 turni mi aumenta di 1 la capacità o di una fanteria di corpo a corpo o di una fanteria da tiro, quindi in tutti i casi noi siamo più che felici di questa cosa. Allora, tutto qua mi richiede 2 turni, quindi non posso reclutare niente in fretta prima di andare a sacrificio e rivelazione, tranne che gli immortali, che però mi manderebbero in negativo, quindi magari anche no. E abbiamo preso il fabbro da guerra che riduce i costi di reclutamento per le unità di guardie infernali e ne aumenta l'esperienza guadagnata. Questo è molto importante. L'Hobgoblin esploratore glielo diamo. E anche il tutore del convoglio. Non male. Lo standard della disciplina lo possiamo vendere. E a te invece diamo il Master Infernale e la Guardia Infernale. Perfetto. Drasort. Dai che ce la puoi fare. Muoviti lì. E non ci voglio credere. Io non devo fare il teletrasporto per un millimetro, vero? Vabbè, comunque. Direi che per oggi, per questo episodio, noi siamo a posto. Ci vediamo nell'episodio numero 6, dove cominciamo a seguire la storia vera e propria dei Nani del Caos. Ciao a tutti, ragazzi.